Bentornati sul mio canale con una nuovissima top 10 e oserei aggiungere originalissima top 10. Sì, dal caso che io cercando per la rete non abbia trovato nessuno che abbia effettuato questa top 10. Quindi... E vai! Come avrete letto dal titolo, questa top 10 si chiama Green Screen Meme, cioè i migliori meme realizzati su green screen. Non ce l'avete presente? Beh, il green screen è questo qui dietro di me. E delle persone o delle immagini sono state scontornate e poi messe sul green screen in modo tale che tutti potessero prenderle e inserirle nei loro video o fare dei montaggi stupidi. Ne avete visti tutti sicuro almeno uno. Cioè, se state su internet, come cacchio fate a non vederli? Bene, senza spoilerarvi nulla, cominciamo subito con... Numero 10. Partiamo con un meme tutto italiano, con la Antonio Razzi Dance. Dopo la grande notorietà che gli è giunta grazie alla parodia di Maurizio Crozza, Antonio Razzi ha deciso di voler sfondare anche sul web con questa danza assurda. Numero 9. Numero 9 con Wow! Con Eddie Wally. Eddie Wally è un cantante belga, famoso soprattutto negli anni 60 e 70. Una curiosità molto interessante su questo cantante. C'è un asteroide che circola intorno al Sole, più precisamente tra Giove e Marte, che ha preso il suo nome. Wow! Mica male. Magari io. Numero 8. Secondo meme su green screen italiano e seconda danza. Con la Yotobi Dance. Quindi Yotobi rappresenta il Made in Italy su green screen. Video che risale a circa 5 anni fa, in cui Yotobi si esibisce in una danza molto pose. Questo meme ha raggiunto la sua massima notorietà quando è stato inserito in un video del famosissimo PewDiePie. Come è stato detto dallo stesso Yotobi, se voi scrivete su Google Swag Dance Green Screen, la danza di Yotobi vi salterà tra i primissimi risultati. Quindi questa danza è simbolo dello swag o swag. Vabbè. Numero 7. Numero 7 con Wrecking Ball di Miley Cyrus. C'è stato un pazzo che si è messo lì a scontornare fotogramma per fotogramma Miley Cyrus sulla palla. Questo meme in Italia non ha avuto un grosso riscontro, anzi oserei dire che quasi non è arrivato. Però devo dire che ci sono diversi video ben fatti per la rete, tra cui cito la pioggia di Wrecking Ball. Numero 6. Sesta posizione per Smoke Weed Every Day con Snoop Dogg. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Potrei andare avanti per ore. Questo meme è un altro simbolo dello swag dei Thug Life e dei Big Money. Numero 5. E il prossimo non poteva che essere proprio il Thug Life. In questo caso non c'è un personaggio famoso dietro a questo meme. Basta mettere insieme una cannetta, degli occhiali da sole molto improbabili e fare uno stop motion dopo aver insultato qualcuno. E avrete il vostro Thug Life. Pezzi di merda. Numero 4. Numero 4 con la Arcaio. Arcaio! 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 Di e con Randy Orton. Un meme famosissimo che sta tuttora impazzando per la rete con il famosissimo wrestler. Di parodie ben riuscite ce ne sono a bizzeffe. In particolar modo cito la sfida tra Randy Orton e Hulk. E i video del canale YouTube BitGeo, o BitGeo, o BitGeo, e Captain America Civil War K.O. Geniale. Numero 3. Medaglia di bronzo per Potete fare un film con me, di e con Jean-Claude Van Damme.
Tra i tanti meme su green screen da citare c'è sicuramente quello dell'attore francese. Questo artista marziale si è lasciato riprendere davanti a un green screen nelle situazioni più varie e possibili di un film d'azione, dalle sparatorie fino a disinnescare bombe. Il video più riuscito? La parodia di Expo 2015. Voglia, e deve esserlo per tutti, perché il cibo è... Expo Milano 2015. Numero 2. Medaglia d'argento per Confused Travolta, con John Travolta. Scena estratta e ritagliata dal famosissimo Pulp Fiction, meme nato circa un anno fa da una semplice domanda di un padre alla sua figlia. Che cosa vuoi per Natale? Una bambola! E così è nata l'idea di inserire un confuso John Travolta in un negozio di giocattoli. E dopo diversi mesi è diventata finalmente un'epidemia. I più belli? Eccoli qua! You with you. Numero 1. Siamo finalmente giunti alla medaglia d'oro. E secondo voi chi manca? Do it! Just do it! Just do it. Inutile dire che questo meme è stato usato praticamente su tutto. Da moralizzatore per Luke Skywalker e Batman. Do it! Fino ad orologio italiano per l'ora esatta. Do it! Bene ragazzi, anche questo video è finito. Vi ringrazio per la visione e vi invito a mettere un like e a commentare il video. Detto questo ragazzi, io vi saluto. No, mi sono scordato. Ragazzi, importante, iscrivetevi. Do it! Just do it! Hard at it.